Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi è venuto in mente un po' il canale The Lady. Intanto scusatemi se ogni tanto guarderò il citofono, ma alcune volte funziona, alcune volte no, per cui devo fare un attimo attenzione. Allora, questo sarà un video haul dove vi mostrerò tutti gli acquisti che ho fatto online in questo piccolo periodo, più o meno dalla settimana scorsa. Tenendo conto che sto aspettando ancora un altro pacchettino che mi dovrebbe arrivare di oggi per quello che sto guardando il citofono. E niente, per cui io direi di iniziare da quelli un po' più vecchi che mi sono già arrivati. E purtroppo ho spacchettato perché non mi ricordavo che fossero questi qui. Comunque sono tre magliette che mi sono arrivate da Shein. Allora, questa qui mi è arrivata per prima, nonostante fosse stata spedita dopo, e questi qui mi sono arrivati qualche giorno dopo. Allora, incominciamo da questa, che è la prima che mi è stata recapitata. Poi sotto nell'info box vi metto tutto. Allora, è questa maglietta qui, che è abbastanza stropicciata, però è carina e abbastanza corta, per cui sotto ci va di sicuro un leggings o comunque una, soprattutto un pantalone, un jeans a vita alta, però sa abbastanza di plasticume. Non so come dire, e hanno tutte e tre un odore abbastanza strano, infatti aspettavo di registrare questo video per poter poi lavare. Poi la seconda. Oddio, tutto un casino aprire. E questa qui. Ah, e questa qui l'ho presa, come potete vedere, in un color senape e ho preso un XL. Se non sbaglio, sì, un XL ho preso. E ci sono comunque anche le spalline regolabili. Adesso poi faccio vedere la seconda, che questa è con il materiale più bello, comunque di questo rosa, che è leggermente più scuro rispetto a quello che vedete in fotocamera e comunque abbastanza trasparente. Ecco, scusatemi, ha suonato il corriere e si è sentito. Scusatemi, per fortuna ha suonato il citofono. Comunque vi stavo facendo vedere questa maglietta qui, che davanti è così. Infatti dovrò anche studiarmi quale reggiseno ci potrò mettere sotto, e dietro è così, abbastanza scollata, non so se si nota, ed è molto molto bella. Ovviamente non sarà tra virgolette vera seta, ma comunque è un bel materiale. Poi l'ultimo acquisto da Shein è stata questa maglietta qui, tutta, se può dire, come si dice, già leopardata, sul verdone militare, marrone e nero. Mi piace molto, ovvio, sono tutte e tre abbastanza canotte comunque estive. E comunque sì, ho preso per tutte e tre un XL, confermo, e mi piace molto. E ha questa parte di tipo pizzo sulle spalle. Poi adesso andiamo con ordine, sì, le ho buttate qui, per i prodotti che mi sono arrivati. Mi è arrivato proprio di oggi il pacco di Hello Body, quindi apriamolo. Riusciamo, sperando che ci siano i prodotti giusti. Speriamo, comunque dopo controlliamo bene. Direi che è molto molto ben impacchettato. Allora, di sicuro c'è anche un regalo che non mi ricordo, spero che ci sia tipo un, no, non c'è un riepilogo ordine, per cui
non mi ricorderò bene quale sia il regalo, ma poi ve lo vado a recuperare. Allora, c'è questo un make-up remover balm della linea Coco Melie, Coco Melt, comunque della linea Coco. Non so se è già aperto dentro. No, è chiuso. C'è scritto Let It Melt. Comunque molto molto bene. Volevo provare già da un po' Hello Body, però costa abbastanza. E questo su un ordine di 130 euro, se non sbaglio, più o meno all'incirca ho pagato 50 euro, perché ho trovato, c'era un codice sconto che ti faceva arrivare anche un prodotto in regalo. Poi c'è l'acqua micellare all'aloe. Sembra molto molto figa, ce n'è anche abbastanza, ce ne sono 300 ml. Poi scusate, c'è il Cara Look, che questo nello specifico è un illuminante occhi in crema. Adesso voglio vedere anche il petto dentro com'è. Che bello, molto molto piccolo, di 15 grammi. Infatti penso che sia forse questo il regalo, comunque non me lo ricordo, perché qui ci sono gli ultimi tre prodotti e vado a togliere tutta la scatola, così poi tutte le belle confezioni le butto lì. Poi c'è questo qui che è all'aloe sempre, hydrating Hydrating, ciao, eye gel cream, sempre della linea all'aloe. Vediamo, ho voluto provare sia quella al cocco che all'aloe, perché allora l'aloe è molto molto idratante, per cui c'erano e poi anche io volevo provare anche il cocco, perché se mi piace molto, beh, stavo dicendo, volevo anche provare quella al cocco perché mi piace molto il cocco, per cui spinta anche da questa curiosità di come potesse essere in questo caso il balsamo rimuovi trucco, non so neanche tradurlo in italiano bene. Comunque questo è il pack, abbastanza piccolo, è da 15 ml, più o meno la stessa identica cosa di questo qui. E poi abbiamo il Detox Face Cleaning Face, no, Foam, della linea sempre Coco Fresh, e questa è a forma di spuma. Vediamo se c'è scritto: goditi la tua freschezza, l'efficacia di questa morbida mousse detergente per un viso purificato mattino e sera. E modalità d'uso: massaggio delicatamente con le dita sulla pelle umida e risciacqua abbondantemente con acqua. E poi in ultimo c'è sempre della linea Cara Love, se non sbaglio, Shimmering Lip Balm. Adesso vado ad aprire. Comunque sono, non so, questi prodotti di Hello Body non sono testati su animali. Ingredienti naturali e che credo che salvaguardino la natura, perché c'è scritto Safe and Natural Ingredient, e poi sono dermatologicamente testati. Questo qui è il. E stavo dicendo, questo qui è il pack, magari lo metto nella versione giusta. Molto molto bello. Allora, adesso gli ultimi acquisti che ho fatto sono quelli di Wycon. L'ho aperto pure dalla mia parte, ma non ve lo faccio vedere perché c'è l'indirizzo. Comunque, almeno stavolta il corriere di GLS, poi non so se è sempre quello che mi era venuto a consegnare una volta, ma è stato meno scorbutico che gentile.
meno male. Praticamente rotto. Vabbè, comunque sono messi in questa scatola, quindi direi che andiamo ad aprire qui. Succede prima a voi. Non so se si vede qualcosa, comunque. Allora, per prima cosa, anche di questi ve la lascerò sempre in info box tutti i vari prezzi. Allora, mi sembra che le maschere fossero scontate. Comunque ne ho prese tre e queste sono in tessuto. Ho preso tre maschere viso, una Instant Detox, un'altra Total Radiant e un'altra Anti-Stress. Allora, quella Anti-Stress è rigenerante e rilassante. E sono tutte e tre ideali per tutti i tipi di pelle, e queste con acidi, con attivi antiossidanti, scusatevi, con l'Instant Detox antiossidante e purificante con salvia, invece la Total Radiant è idratante e illuminante con acido ialuronico. Poi, allora, ho preso queste due matite abbinate, sono abbastanza rosa sul rosato comunque, e ho preso anche i due rossetti in abbinato. Lo so, ho fatto il decluttering da poco, però li ho visti, mi sono piaciuti, proviamoli. Allora, questo Garden Rose è il numero 15, se ve lo faccio vedere. Carino anche il pack, è abbastanza, sì, rosato, e credo che stia bene con la matita più scura, se non sbaglio, abbinata, sì, con la matita più scura. Questa qui che è la Intense Lip Pencil 04 Pink Mauve. E poi c'è questo qui che è il 127 Rose Pie Matte Mellow, ma credo che siano tutte e due Matte Mellow. No, questo qui, il Garden Rose, è un cream full lipstick, e invece questo è un Matte Mellow. Per cui, se non sbaglio, un semi opaco, ed è questo colore qui, molto più un po' più chiaro, ed è ovviamente l'ho abbinato a questa matita qui, che è un po' più freddina rispetto all'altro. Poi abbiamo un eye primer, stavo dicendo di Wycon, ma è un pacchetto di Wycon, per cui e per forza di Wycon. Questo non credo che avesse colore, però questo qui è abbastanza chiaro. Ma quanti ml è? È veramente veramente piccolo. Dovrò sicuramente prenderlo e applicarlo con un pennello. Poi cosa abbiamo? Oddio. Questo qui, All Day Perfect Setting Spray. L'ho visto. Mi è arrivata la mini size. Non l'avevo letto. Comunque, vabbè. Vediamo anche com'è. E lo spruzzo è abbastanza omogeneo, è anche un buon profumo, per cui ottimo. Poi abbiamo questo lip balm, che non mi ricordo, forse avevo visto un lip balm olografico, di sicuro ho il rossetto olografico.
Comunque il pack bianco è stupendo, ma è proprio bianco, trasparente. Resta comunque trasparente. Il pack merita anche solo per il pack da tenere lì in collezione. E poi l'ultimo prodotto che ho tenuto per ultimo. Allora, già il pack esterno è una cosa di favoloso, non so se si vede, oh sì, tipo tartaruga, si dice così, effetto tartaruga, e guardate che cosa spettacolare, è abbastanza scuro, è un Malefic Gloss nella colorazione, oddio, 01 Blue Essence. Oddio, sembra che non riesco a parlare oggi inglese. Pensavo che rimanesse. Va bene che è un gloss, però guardate come resta. Cioè, secondo me bisogna farlo prima seccare se. In quanto gloss non si seccherà mai, ma boh, vedremo. Comunque, il video è terminato qui. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo al più presto con un nuovo video. Ok, rieccomi qui. Sì, mi vedete indossare una maglia di Wycon. Sì, ciao, di Wycon, di Shein, ma perché mi sono sporcata l'altra maglia? Ovviamente avevo già fatto l'outro, si dice così, non lo so, comunque avevo già anche filmato la chiusura, solo che poi ho fatto così e mi si è insozzata tutta la maglia. Comunque vi volevo solo dire almeno i prezzi, ce li ho salvati qui, me li sono passati con AirDrop. Allora, iniziamo da... Oddio, Hello Body, quelli di Shein non li ho trovati. Al massimo ve li rimetto qui. Allora, il balsamo labbra, che è questo qui, il Coco Love, è venuto 19,99. Poi il Coco Fresh, cioè questa qui, la mousse, è venuta 29,99. Il contorno rigenerante Aloisi Gel, 29,99. Poi l'acqua micellare, questa qui 29,99. Il balsamo struccante 29,99. Invece, oddio, questo qui, il Cara Love, no, Cara Look, scusatemi, mi sono persa un prodotto che non so dove sia finito, oh mio Dio. Ok, questo qui è venuto il 19,99. Invece questo qui era il prodotto in regalo applicando quel codice sconto. In totale, senza codice sconto, era di 139,95. Con lo sconto pagato, lo sconto era di 83,97. Per cui ho pagato intorno ai 50 euro. Invece di Wycon faccio prima perché mi sa che erano uguali il prezzo. Sì, questi tre le ho pagate 2,03 l'una, anziché scusate 2,90 euro. Poi il balsamo labbra l'ho pagato 5,53 euro, anziché 7,90 euro. Poi le matite. Tutte e due le matite, scusate che le recupero, sono venute 2,73 euro l'una, anziché, oddio, 3,90 euro. Invece i due rossetti sono venuti 3,90 euro anziché 5,90 euro. Poi mi sa che ci manca solo più, oddio. Il primer occhi è venuto 4,83 euro, questo qui anziché 6,90 euro.
Questo qui olografico che un po' mi ha deluso è venuto 2,90 euro anziché 6,90 euro. E il setting spray è venuto 9,03 euro anziché 12,90 euro. Ma per essere così piccolo forse viene un po' troppo. E in totale ho pagato 42,57 euro. Comunque, poi. Vi scriverò in info box i prezzi di queste qui di Shein. Non so se c'è, magari riesco a recuperarle qui. Shein. Vediamo. No, non riesco a recuperarli dalla mail. Comunque ve li metto qui giù nell'info box. Allora, buongiorno, scusatemi se poi in quest'ultima clip non vi saluto, ma non avevo ancora bene montato il video, per cui sono riuscita a recuperare tutti i prezzi dei prodotti, ovviamente tranne le maglie di Shein, per cui ho fatto che inserirlo, però non ho fatto una seconda volta l'outro, come si dice. E per cui abbiate pazienza, scusatemi. Comunque, ci vediamo al prossimo video.